Salve a tutti! Oggi vi mostro come si usa il green screen, come si cambia lo sfondo senza dover scontornare il soggetto. Seguitemi! Allora, il punto di partenza è questo. Io ho fotografato davanti a uno sfondo verde. Lo sfondo è illuminato da due luci laterali che colpiscono solo lo sfondo. Io sono illuminato da una luce frontale, quasi frontale. Lo sfondo sarebbe meglio se fosse illuminato omogeneamente, per fare in modo che il colore sia tutto uguale. Infatti qui c'è più ombra, però cerchiamo di farcelo andare bene. Allora, iniziamo copiando il livello e andando su intervallo colori. Seleziono intervallo colori. Aspetta, adesso finisco. Allora, prendiamo la pipetta, teniamo premuto il pulsante Shift e selezioniamo. Il programma seleziona il colore verde. E non seleziona me, oppure ci provo un pochino di me, mi seleziona, però possiamo tornare indietro. Questo perché negli abiti, nella pelle, nel manico della scopa non c'è il colore verde. E quindi questo sistema funziona bene. Confermiamo, c'è la selezione. La selezione però la miglioriamo andando su seleziona. Allora, prima andiamo sulla selezione, poi andiamo su selezione maschera. Questo è il sistema nuovo. Il sistema vecchio funzionava molto meglio. Ah, un attimo, ho sbagliato. Perché dobbiamo fare selezione inversa. Esatto. E andiamo su selezione maschera. Il sistema vecchio funzionava molto meglio, però non c'è più. Pixel 3, sfumiamo un pochino, se no, e clicchiamo su decontamina colori, output nuovo livello con maschera di livello e confermiamo. Questo livello, il livello 1 che ho creato, si può cancellare. Ora andiamo sul nostro sfondo, teniamo premuto la V e trasciniamo sulla nostra foto. Allarghiamo, non così, almeno così. Deselezioniamo. Command T per allargare l'immagine, per poter trasformare l'immagine, non allargare, e così mi va bene. E confermo. Ovviamente il livello va messo sotto. Ok, va bene. C'è neanche il verde. E come vedete è pulito, la selezione è pulita. Ora, come far diventare reale? Perché adesso non funziona. Cos'è che manca? Una cosa molto importante. Come prima cosa inseriamo le ombre. Allora, copiamo il livello, facciamo direttamente sul livello. Regolazioni, valori tonali. Ovviamente ho sbagliato subito. Questa è la nostra ombra. Questa è la nostra ombra, la trasformiamo,
Va bene, la lascio così, poi voi potete anche perderci più tempo. Ok, potrebbe funzionare. Ora l'ombra, anche se siamo nel deserto, non è così scura e quindi dobbiamo un pochino attenuarla, intanto sfumandola. E poi passandoci anche la sfumatura. Ora però non esiste soltanto un'ombra, ne esistono due. E poi mi sa comunque troppo. Sì, mi sa che la lascio così invece. Esistono due di ombre, una che sta molto più vicina alla scarpa o alla scopa e una invece che fa il corpo, quindi adesso creiamo l'altra. Dobbiamo aumentare, dobbiamo aggiungere le ombre su di me, rispettare le ombre. Allora, qui ci sarà quest'ombra, questa parte sarà... Io, va bene, io vado abbastanza per spedito, quindi esagero senza ritegno. Poi un bel livello Dodge and Burn. E dato che ci siamo, facciamo anche un pochino la pulizia del viso. Che però ovviamente a seconda del soggetto non ce n'è bisogno. Ok, cosa manca? Bisogna adattare l'intruso, diciamo, il soggetto, nell'ambiente. E per fare questo, io perlomeno inizio con i valori tonali, che cerco di... Intanto bisogna selezionare qua sotto per fare in modo che questa regolazione agisca soltanto sulla maschera. Come vedete adesso, agisce solo qui. E cerco bene o male un pochino di renderlo simile al contesto. Poi do il colore che ha per esempio il deserto, me lo metto un pochino addosso. Come faccio? Creo un livello colore tinta unita, seleziono il colore, luce soffusa, però anche qui soltanto su di me, che l'ambiente in fondo già è giallo, no? E già facendo così si nota la differenza, che è già più inserito nell'ambiente. Volendo si può anche abbassare un pochino l'opacità se non piace troppo, però già non è scorretto lasciarlo così. Benissimo. E d'ora in poi continueremo a lavorare per far modo che il soggetto venga veramente inserito nell'ambiente. E adesso allora continueremo a fare in modo che il soggetto venga integrato nello sfondo. I filtri non si usano mai al 100%. Uniamo l'immagine tra tutti i livelli con Shift Alt e Command, aggiungiamo un disturbo, un po' di grana diciamo, uniforme monocromatico, anche perché a colori è veramente orrendo.
e a me piace anche molto il dipinto a olio. Aggiungiamo una vignettatura. Ok, questo è il risultato. Poi se ci perdete un pochino più di tempo, ovviamente viene meglio. E, a me queste ombre ancora non mi convincono del tutto, però bene o male sono riuscito a mostrarvi qual è il verso. Per esempio, si potrebbe aggiungere l'ombra al manico e da questa parte qui nelle mani, insomma via. Bisogna, per farlo diventare sempre più reale, bisogna perderci molto tempo, però già così va benino. Io vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di lasciarmi un pollice in su e di abbonare il canale, che è gratuito come del resto tutti i miei tutorial. Date uno sguardo anche sui miei social, che i link sono scritti in fondo nella descrizione del video. Di nuovo grazie per la visione, a presto e ciao!